Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale, siamo su Farm Simulator 22. Continuiamo con le lavorazioni, diciamo che un pochino sono andato avanti off camera. Ho finito le trebbiature e adesso mi stavo, diciamo, preoccupando un attimo di fare questa missioncina che è sbucata fuori alla fine del mio, diciamo, percorso quando ho finito di trebbiare. Erbicida, dobbiamo consegnarlo all'IOCell Station, che se non vado errato, l'IOCell Station è questo qua vicino casa, è questo qua di casa. Ok, dobbiamo consegnare l'erbicida e purtroppo però non è, questa botte non è in grado di contenerlo, dobbiamo modificarla. Nel frattempo, come sempre, io vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su dei milioni like, commentate, condividete e giù in descrizione tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio. Allora, vediamo un attimo che cosa riesco a fare. Poi anche in questa, diciamo, mappa, anche in questa mappa ho messo la, diciamo, la mod per le rotazioni culturali. Qua è già più fattibile che nell'altra perché c'è la possibilità di seminare la canna da zucchero quando te lo richiede e il cotone quando necessario. Per cui presumo di implementarla meglio qui che non fa nell'altra mappa. Allora, abbiamo detto 45-48 mila litri, vabbè, piena insomma, in poche parole. Allora, consegniamo e poi recuperiamo i soldini. Nel frattempo dovrò mettere dentro nella produzione, vediamo un attimo, nella produzione diesel. Vabbè, il diesel c'è, liquami forse meno, ma so che l'erbicida si può fare con questo e l'andiamo ad attivare. Così nel frattempo mi faccio anche due. Il resto della ciurma va bene perché devo solo andare avanti a settembre per iniziare la semina di frumento e orzo. Eppure avevo calcolato 48, scusami. Ce ne è mangiati un bel po', ce ne è mangiati di litri. Che strano. Ok, il contratto è accettato, però non so se... ok, 284.000 euro raccogliere. Però non credo che posso restituirlo alla fabbrica questo, vediamo un attimo. Sì, va bene, ottimo. Allora andiamo a settembre. Devo controllare un attimo le offertine perché comunque qualcosa magari salta pur fuori. Forse. In più credo ci sarà il problema erbaccia da qualche parte. Allora, molto bene, siamo a settembre. Che strano, l'erbaccia è cresciuta solo dai lati. Questo terreno qua, vabbè, non è un problema che mi riguarda. Dobbiamo seminare se a settembre. Dobbiamo dar da mangiare alle pecore. Mais, calceviva, sempre là. Barbabietola, pumping, che non so cosa sia. Mais, non ne ho. Materiali mancanti. Ok. Vediamo un attimo di recuperare un po' di concime nel frattempo. E che altro? Ah, devo iniziare con la semina. Allora, un trattore. Allora, vediamo un attimo. Come coltura di rotazione, io non ho ancora capito come usare questa finestra qua, ok? Però se andiamo nel terreno, io vorrei capire, vedete qua se posso seminare avena, però non è che in ogni, diciamo, non è che in ogni terreno io posso andare in cerca di cosa seminare, a meno che non ci sia magari qua una casella. No, non me lo dice. Io sono al frumento, purtroppo, allora, su questo no. Qua potrei seminare i semi di soia sul 6, sorgo o semi di soia anche qua. Non... È evidente che c'è qualcosa che non riesco a comprendere ancora.
Allora, più o meno ho dato questa impostazione qua, però sinceramente non lo so. Non cambia una mazza sotto, non mi cambia. Tipo di prodotto colza, per cui io dovrei seminare orzo in teoria, se va a scendere, diciamo, io qua dovrei seminare... Ah. Barclay sorgo. Vedete, growing, previsione, Barclay sorgo. Qua invece abbiamo sorgo semi di soia. Vabbè, non importa. Noi dobbiamo seminare il frumento da qualche parte per forza, perché sennò non ci siamo. Io andrei a seminarlo qua che c'era orzo. Qua mi dice avena, vabbè, mettiamo giù frumento, perché sennò da qualche parte devo pure andarci per il momento. Poi vediamo un attimo come funziona. Ok, allora qua seminiamo frumento. Però non so sinceramente cosa mi dice, però Crop rotation good 105%, per cui non è male alla fine. Allora teniamoci così. In qualche modo va bene. Vabbè. Sì, perché se io vado a vedere la rotazione, non è che per caso dopo... No, 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 no. Qua non ho neanche messo il sorgo. Allora, questo, e andiamo a recuperare, andiamo a recuperare la botte del diserbo per l'erbaccia. Eccoci qua. Non so come mai, ma qualcosa forse non ha funzionato comunque. Ok, a posto. Non so perché, ma è cresciuta solo in una parte, la parte esterna del, diciamo, del campo. Non so come mai. Qua non c'è niente di buono. No, perché c'è solo sto trattore qua, 140 cavalli. Però sì, non sarebbe male andare a sostituirlo a questo, che ne ha 150. No, 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 non vale la pena. Allora, devo prendermi un terreno nuovo, il 12. 12, che cosa c'è sul 12? Niente. Sì, cotone. Però strano che sia già ad un livello così elevato il cotone. Beh, ma anche il 6. Ma allora mi prendo il 12? Eh sì, sono due terreni. Sì. Prendiamo il 12. Anzi, c'è qualche missione sul 12. Ok, 13. No. Allora mi prendo il 12, visto che ha compra. Restiamo con 120.000 euro, però con 120.000 euro mi vado a prendere anche il cassone, quello là, questo qua. Perché non bastano i soldi quasi, oh. Lo prendiamo standard perché mi serve troppo questo. O no, o aspettiamo, aspettiamo allora. Aspettiamo. Allora andiamo avanti qua. Dato che se anche aumentassi la velocità al Deus, forse qualcosa di buono ne uscirebbe ogni tanto. Ok, un trattore non ne abbiamo più. Perché mi serve un trattore, ho detto. Ah. Anzi, il terreno. Però a sto punto andrei a prendermi sto trattore qua, 140 HP, però è sempre un problema secondo me sto trattore qua. Allora, rendimento previsto 64%, l'andiamo a analizzare sto terreno per cortesia, che se no qua, da quando in qua non si può più comprare, non si possono più comprare le informazioni? Era nella schermata sbagliata. Ok,
Azoto è a posto. Il pH. Vabbè, andiamo a rispolpare il pH, tanto non è che mi cambi molto, eh. Ok, molto bene. Carichiamo la calce viva e proviamo a andare a gestirla lì sul terreno appena preso. Dovrebbe prenderla comunque, eh. No, sì, va benissimo, tanto devo recuperarmi calci invece, ho visto che qua manca in continuazione calce viva, sì ce ne abbiamo. Ora voglio gestirmi un attimo la curva qua perché sicuramente combina guai. Allora, il primo giro l'ho fatto, però mi sa che vabbè, andiamo avanti, poi se qualche modo, mi sa che esatto, sono oltre. Eccellente, mi sa che di questo me ne comprerò un altro perché sì, conviene averne due, uno per vabbè, no, me ne compro uno per il fertilizzante, volevo dire. Allora, fertilizzanti nulla in vista, però a me serve e comunque siccome è solo per il fertilizzante, così almeno differenzio un po', perché sennò ok, meglio così, va. Però non vado tanto avanti, mi tocca sempre arenarmi. Nel frattempo qua abbiamo finito, e credo che possiamo andare avanti tranquillamente. Anzi, devo dare da mangiare alle pecore, se non sbaglio. Cioè, adesso me ne occupo. Credo che sia liberato questo. Ok, qua siamo a posto, possiamo anche tornare in farm. Nel frattempo il Fend sta completando la fertilizzazione, eccellente. Ma scusate un attimo, ma il cotone quando è che si raccoglie? Ah, mese prossimo? Ah, però, non, questo è, mi era sfuggito sinceramente, eh. Mi era sfuggito completamente. Alla faccia del poco fertilizzante, non basta neanche? No, veramente, assurdo. Però credo che ne serviva poco di fertilizzante, è andato giù parecchio, ne è andato giù. Forse non è stata una bella scelta questa. Allora, qua siamo a posto. Adesso mando avanti il tempo non appena ho finito di dare da mangiare le pecorelle e ci siamo. Allora, fieno non ce n'è più. Perché? Perché non l'ho attivato. Vabbè, mandiamo avanti un attimo il tempo. Ok, sì, neanche, non è stato neppure sufficiente. Va bene, non importa. Andiamo avanti. A che periodo? Ah, a ottobre che dobbiamo seminare. Tanto settembre vendite non ce ne sono, credo. Andiamo a un orario decente, eccellente. Qua siamo a posto. I terreni, il 12 e il 6 sono a posto. Però mi sa che, esatto, l'erbaccia sull'11 è spuntata. Sì, sull'11. Ok, gli animali, le galline stanno bene. E anche le pecorelle. Perché mi dice riproduzione 20%? Pieno, siamo a posto. Erbacida. Vabbè, lasciamolo lavorare finché ne ha. La serra va bene, qua non c'è mai acqua, qua sta scarserando. Sì. Eccellente. Allora, lo possiamo spegnere che tanto non ci serve più a nulla. Dobbiamo recuperarci la raccogli cotone. Allora, tempo fa, un paio di gameplay fa, mi sono occupato del cotone. Con la raccogli cotone, però stavo soltanto noto che comunque questa macchina qua ha un piccolo difetto, che se non è completo il ballone, ciao micio, che
ce la facciamo. Allora andiamo a noleggiarla. Forse ne noleggio anche due, ma sì. Tanto dovrei rifarmi dei soldini, secondo me. Eccole qua. Secondo me, allora, eccoci qua. Secondo me dei soldini mi rifaccio. Attiva scaricamento automatico. Eccellente. Possiamo anche cominciare, che tanto qua dobbiamo arrivare, qua dobbiamo partire. Secondo me non ci metterà molto comunque a fare anche questa. Nel frattempo la dispiego. Perfetto, questa la mandiamo da sola al primo punto. Qua abbiamo un problema, bloccato da un ostacolo. Vabbè, cerco un attimo di accelerare i moti perché siamo messi male, se no. Sicuramente ho noleggiato, noleggiandone due, ho 50.000 euro di debiti di noleggio. Potevo noleggiare l'altra, mi direte, però io ho notato che l'altra ha dei problemi. Ogni tanto si bloccano, vabbè, non è quello il punto. Dall'altra parte abbiamo già fatto un ballone lì ed è interessante. Il problema è che forse io non ho un attrezzino, un cassone per portarmi via i balloni. No, eccolo qua. Proviamo a vedere un attimo se funziona oppure no. Da qualche parte dovrei averlo messo. Allora, fermi tutti perché qua bisogna capire. Pallet grandi, rotoballa, rotoballa, balla quadra. Pallet grandi sacchi, rotoballa di cotone. Non lo so, vediamo un attimo cosa succede. Non sono tanto sicuro di sta storia, difatti. Niente, non funziona. A meno che non lo carico. Neanche se si attacchi. Sì, è collegato. Almeno è collegato. Non lo so. Perché sennò non ci sta proprio niente. Qua ce n'è una. Però non dà fastidio dov'era. Qua stiamo producendo. Allora, quanto me lo valuti il cotone? 7.007 a febbraio. 8.000. Ah, però. 8.007. Boh. Mostra fluttuazione. Lui mi dice 7.007 a febbraio, però già adesso me lo valuta più di quello che segna lui. E qui io andrei a vendere. A questo punto facciamo così, lo andiamo a vendere così mi recupero già i soldi. Già con questa balla mi recupero tutto il noleggio. La vendita la vedremo prossimamente. Comunque io credo che tra un po' mi fermo qui. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni su dei milioni like, commentate, condividete. E giù in descrizione tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio. Reparto animali, ci sarebbe il pollaio. Abbiamo troppo pochi soldi, abbiamo pochi soldini, qua non c'è un bel niente. Comunque abbiamo comprato un terreno, il 12, che adesso è da sistemare sicuramente, non richiede l'aratura per fortuna, anzi devo darci dentro con l'erbaccia. A proposito, pronti, partenza, via. Iniziamo a dirurare il terreno 11 come da specifiche. Ottimo, tanto sono un paio di passaggi per cui andiamo anche bene, dai. Ok, a posto. Va bene, comunque io credo che per il momento mi fermo qui. Vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia. Vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti, grazie. E alla prossima. Ciao ciao.